In questi ultimi anni l'ascolto di musica è stato sicuramente incentivato grazie alla diffusione di numerosi servizi di streaming musicale che sono praticamente importantissimi visto che ci permettono di non andare a occupare memoria all'interno del nostro smartphone senza dover però rinunciare all'ascolto della musica. Molti hanno anche l'esigenza di andare a correre, a fare dell'attività fisica e di ascoltare musica, il che comunque ci incentiva un po' a fare dello sport. È proprio da questo punto che Samsung ha annunciato le nuove Gear Icon X, delle cuffie veramente molto molto interessanti, dedicate soprattutto a chi fa attività fisica, ma anche a chi diciamo un po' si era annoiato delle vecchie cuffie a filo. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche di queste nuove cuffie, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto all'interno di questa recensione. Le Icon X sono wireless, pesano solo 7 grammi l'una e hanno una modalità chiamata Ambient Sound che ci permette di non isolarci completamente quando le indossiamo, amplificando i rumori ambientali tramite due microfoni per lato. Una volta trovato il giusto compromesso tra i vari gomini presenti in confezione, le Icon X stanno anche molto bene, anche se bisogna un po' abituarsi, ma comunque sono molto stabili all'interno dell'orecchio. Beh, diciamo che sicuramente la qualità audio di queste cuffie non si discute, il volume è buono, l'audio è sicuramente ottimo e rispetto alle tante cuffie Bluetooth che ho avuto modo di provare, i bassi sono veramente eccellenti, molto molto corposi. Il vero limite di queste Icon X sta soprattutto nel fatto nella durata della batteria, perché io personalmente sono riuscito a fare circa 1 ora e 30 di utilizzo se collegate allo smartphone, meno di 1 ora se invece le utilizziamo streamando la musica che possiamo archiviare all'interno. Vi ricordo che queste Icon X hanno 4 giga di memoria interna a disposizione, quindi possiamo andare ad archiviare direttamente della musica al suo interno e andare ad utilizzare le cuffie senza doverci portare per forza lo smartphone dietro. Questo sicuramente è un vantaggio, però comunque un'autonomia così limitata per un prodotto del genere è sicuramente un punto negativo. Sta di fatto che a detta di Samsung con il contenitore delle Gear dovremmo riuscire a fare circa 3 cicli di autonomia, perché due ce li dovrebbero garantire questo scatolotto e un ciclo ovviamente quando le andiamo a ricaricare direttamente tramite la presa di corrente. Il problema è che questo barilotto e anche le Gear sono afflitte da un forte battery draining, cioè se le andremo a lasciare per qualche giorno lì senza utilizzarle, ce le ritroveremo completamente scariche e non potremo più andare ad usarle, e il che questo sicuramente non è una nota positiva per delle cuffie che comunque dovrebbero essere sempre pronte. Sta di fatto che io in questi giorni di utilizzo, ogni volta che le utilizzavo, sì, le reinserivo in questo scatolotto che comunque le ricarica, ci mette circa 70 minuti a ricaricarle completamente, però poi sapevo che a fine giornata era meglio ricaricarle perché se no il giorno dopo sarei comunque rimasta a secco proprio per questo problema di battery draining. Un altro problema che ho riscontrato sta nella gestione un po' delle cuffie, quindi nei vari tap, nei vari scroll che vanno fatti per poter alzare il volume, cambiare traccia. Diciamo che lato software sì, sono abbastanza semplici e intuitivi da fare, ma non sempre le Gear riconoscono i comandi che gli andiamo a fare. Mi è capitato alcune volte che venga confuso, per esempio, l'alzare il volume con il cambiare traccia, piuttosto che mettere in pausa la traccia e rispondere a una telefonata che stiamo ricevendo. Altri limiti che ho trovato riguardano l'applicazione per caricare la musica da PC, che è comunque molto lenta e ancora instabile, ed è l'unico modo per poter caricare la musica nella memoria integrata. Utilizzando le cuffie con il Bluetooth allo smartphone capitano dei ritardi nella ricezione dei comandi, per esempio alzare il volume o mettere in pausa la traccia in esecuzione. Da sottolineare che anche collegate al Bluetooth e usate entrambe tendono un po' a scaldarsi. Queste Gear Icon X sono sicuramente un prodotto ben riuscito e una volta che le avete provate sicuramente tornerete indietro verso le vostre vecchie cuffie a filo. Sta di fatto che però soffrono di importanti problemi di gioventù come un'autonomia non particolarmente buona e anche questa gestione software che ho trovato sì molto semplice ma anche non poco così funzionale, e la definirei ancora un po' in beta, quindi ancora un po' da migliorare ulteriormente soprattutto per la ricezione dei comandi che possiamo andare a fare su queste Gear. Beh, sicuramente sono un prodotto innovativo, uniche nel suo genere, perché nessun tipo di cuffia ci permette di andare a inserire della musica
musica al loro interno e poterle utilizzare senza collegamento Bluetooth. Ottimo anche la possibilità di tracciare il battito cardiaco, che si allinea molto a quello dei wearable che troviamo oggi in mercato, e anche comunque la possibilità di poterle sfruttare senza dover avere alcun tipo di vincolo. Beh, sta di fatto che ci sono dei limiti, speriamo che Samsung comunque sappia migliorarle con una prossima generazione, visto che comunque, essendo un dispositivo di prima generazione, soffrono comunque di importanti problemi. Per ulteriori informazioni vi ricordo che potete andare a leggere la nostra recensione scritta, che è da poco disponibile su smartphonelab.it. Vi ricordo, se vi è piaciuto di questo video, di metterci un mi piace e di farci sapere anche voi cosa ne pensate di queste Gear Icon X, e soprattutto se le preferite o non le preferite alle nuove EarPods di Apple. Un saluto a tutti i nostri lettori, da Emanuele.